Io sono già mascherato. Saremo mascherati. Ora non ci crederete, però a parte il fatto che abbiamo parcheggiato il camper laggiù in fondo, giusto per farvi capire la posizione magnifica di Viareggio, però si è preso Sciaone dopo quanti mesi? Almeno, sì. No, dopo un paio di mesi dai lavori, ma che non si prende Sciaone per andare via è dall'estate. E anche. E l'abbiamo testato per i lavori fatti sul raffreddamento del camper. Ha funzionato tutto perfettamente, insomma. Siamo per ottimisti. Siamo venuti in Versilia a fare il fine settimana in test. È ancora in beta test, Sciaone. Alla sua tenera età. Ecco quello che intendevo con mangiare sulla spiaggia. Innanzitutto pizza presa al volo, tutto pronto, vista mare, più vista mare di questa, mare incavolato, sì, onde alte 3 metri, ma dura ancora per poco, perché da settimana prossima preparano per il carnevale e non so neanche che cosa faranno per carnevale, perché è tanto mai strano che riescano a organizzare qualcosa. Davvero? Quest'anno. Però è così. Sole. Senti, vagabonda, dove si va ora? Qualche passo e si arriva da Tiger per comprare quello che manca alla Caterina. Tiger non è sulla passeggiata di Viareggio della Versilia, ma è dentro nel centro. Sia la piazza del mercato, vero, quella dove c'è Tiger? Non ne ho la più sì, mi sembra di sì, piazza dove c'è il mercato. Non so se si chiama piazza del mercato, ma è dove fanno normalmente il mercato. Andiamo. Roba da pazzi. Quanta gente c'era dentro Tiger? Troppa. Sempre troppa. Tutta la fila. Un casino della Madonna, però insomma alla fine si è speso. Elga aveva trovato anche la custodia per il telefonino, però. No, era troppo da poveri, no? Che hai preso? Quaderina per fare i collage. Che collage devi fare? Dei miei personaggi preferiti. Voglio fare una cosa carina. Si rimane a dormire qui in piazza Mazzini, vero? La posizione è buona, l'unica cosa che dà un po' fastidio, ci sarà un pochino di vento durante la notte perché è completamente aperto qui, quindi di sicuro
ci sarà vento tutta la notte. Guarda, c'è un altro camper che cerca posto, faccio vedere laggiù, laggiù, laggiù. Visto? E poi c'è quel cavolo di bandiera di corda che batte dentro l'asta della bandiera laggiù, che è una noia, però vabbè, si fa finta di nulla. E mentre la moglie prepara cena e la Caterina si diverte col tablet, vi faccio vedere quanto vento tira adesso fuori. Caspita! E stasera si dorme qua. Troppo ventoso. Yeah. Mamma mia. Non mi deve essere a fine la bombola. La prima bombola, diciamo. Anche se è la prima. Sì, perché la seconda è chiusa. La dal Fappani. Sì. Vedo che c'è la municipale in giro a controllare. Tutto sia a posto. Eh sì, stanotte è stata davvero difficile. Un vento tutta la notte, la sabbia portata qua sul parcheggio, vero? Però svegliarsi qui, tanta roba. Questa è la prima volta. Lo si può fare solo fuori stagione, naturalmente. Indecisi se fare colazione in camper o al bar, secondo voi che si è scelto? E dopo la pioggia, che è durata tutta la mattinata, avrebbe fatto capolino pure il sole. Si comincia a vedere un po' di traffico, di movimento anche sul Margherita, ha smesso di piovere, quindi la gente è uscita. Vedi? Visto che c'è poca gente, ci si leva la mascherina. Si va a vedere un po' di yacht, panfili, il prossimo che compreremo, cioè da cambiare certo. Quello che... Anche perché insomma, sempre col camper in giro, bisogna cambiare un po' metodo. A me piacerebbe, a lui no. No, a me la... Yeah. La barca non è che mi attira un granché. Un'esperienza, dai. Come sarebbe tutte quelle calette greche? Noi la parte di là non l'abbiamo fatta. Camper. Sarebbe bello prendere la barca e fare tutto il giro della costa, prima italiana, insomma, parzialmente, poi andare a fare tutta la costa croata e giù fino alla Grecia. Chissà che un giorno non si faccia anche quello, magari qualcuno ci invita a provare. Esatto, ci invita a provare la vita in barca. Io in ragazzo, è facilissimo. Solo noi tre però, non voglio io gente. Ciurme, vale. Con la crew, no? No, no. La crew? No, meglio più piccolina, ma... Non meglio il posto. Anche oggi si è preso la pizza da mangiare, perché siccome siamo a dieta, e allora figurati se ci si fa mancare. Però si è lasciato il riscaldamento acceso in camper. Questo è il risultato. 25 gradi. E ora si pranza.
E dopo che tutta la Toscana si è riversata in Versilia nel pomeriggio, sono tutti a vedere il tramonto in piazza Mazzini. Si conclude la giornata anche noi, ci si prepara per la cena e poi dopo cena si torna a casa. Caterina un po' di compiti, un po' di divertimento. Caterina, già. Merenda, che cena? Ora si fa merenda. Cena no, stasera.